Emanuele Levi ha 26 anni, di Sassoferrato. Sei anni fa un incidente automobilistico gli ha causato gravi danni cerebrali, ma il coraggio di vivere non lo ha abbandonato ed è quotidiana la lotta della famiglia per assicurare ad Emanuele la possibilità delle cure di riabilitazione. La mamma, Manuela Piermattei, ci racconta una storia fatta di dolore ma di grande speranza. Nel giorno dell'Epifania, qui al Palazzetto dello Sport di Sassoferrato, una tombola. Eh, con i proventi vi aiuterete a, a sostenere le spese e la riabilitazione di Emanuele? Sì, siamo a Parma dieci mesi all'anno e purtroppo in questi casi si cura chi c'ha i soldi e chi non ce l'ha deve fare questo per essere aiutata. Com'è cambiata la vita di Emanuele dopo l'incidente? Emanuele era così, inespressivo. Eh, con la professoressa Anna Mazzucchi che ho conosciuto quattro anni fa, l'ha preso a carico per curarlo e devo dire che è cambiato come il giorno e la notte. Emanuele comincia a stare in piedi da solo, comincia a camminare col deambulatore, comincia a rispondere a quello che... Gli chiediamo, eh, sorride le battute, anche perché gli amici sono sempre presenti, sia miei che i suoi, e non ci sentiamo soli e ci aiuta molto questa iniziativa e queste cose che, che stanno facendo per noi. Nella situazione di grave difficoltà che vivete, come percepite la presenza dello Stato? Lo sentite vicino oppure lontano? Ne voglio parlare, perché se aspettiamo loro non ci curiamo. Qui però a livello locale eh, trovate grande partecipazione al vostro... Io devo dire che l'Aslem ha aiutata, le aziende, i Merloni, i tre fratelli Merloni, eh, la, la Carifac di Fabriano, l'Unitalzi molto bravi, presenti sempre, l'Avis, l'Associazione di Volontariato, ecco questi qui sì, sono stati molto presenti, anche i commercianti di Sassoferrato, tanti del paese, gli amici. Eh, sì, ci sostengono e ecco, andiamo avanti con questi. Parliamo un po' della, della serata di oggi qui al Palazzetto, da chi è stata organizzata e come eh, verrà strutturata? Dunque, è stata organizzata dal Sentinum, il presidente Roberto Frollichi e tutte le associazioni di sportive unite per Emanuele. E poi, ecco, il ricavato è per lui, è una grande festa, un teatrino organizzato dal quartiere Marena da Marcella Marcellini che è una mia cara amica, è veramente stata splendida questa iniziativa per Emanuele. Signora, sono sei anni che lei lotta per garantire a suo figlio una vita dignitosa e la possibilità di curarsi, di fare la riabilitazione. Come sono stati questi sei anni per lei? Come si è mossa? Quali difficoltà, quali ostacoli ha incontrato? Gli ostacoli tanti, perché inizialmente nessuno mi dava garanzia per Emanuele. Mi dicevano che non, mi dovevo rassegnare perché non c'era più niente da fare, non avrei alzato più neanche un braccio. Io, come tutte le mamme che vogliono bene i loro figli, non mi sono resa. Ho lottato, ho fatto sempre il mastino, perché per loro quando ti dicono che non c'è niente da fare, ti, fa, ti dicono si faccia forte e oramai è così, è andata così. Per me non è stato così, io ho lottato. Ho avuto tutto perché ho lottato sempre e se non facevano quello che io desideravo per mio figlio eh, non lo so cosa avrei fatto. Come riuscite a sostenere le spese per la riabilitazione? Sempre grazie agli aiuti, è perché se, se, se hai i soldi ti curi, se non hai i soldi non ti curi. Io sono stata forte con tanta gente che mi è stata vicino, ho scritto lettere di qua e di là sotto e sopra, mi hanno tutti aiutata. E ci sono riuscita, ecco, sono qui, Emanuele, grazie a me e agli aiuti. Cosa si sente di dire ad altre mamme che vivono la sua stessa situazione? Di non arrendersi, mai. Perché per la mia esperienza, eh, anche i medici a volte parlano un po' troppo frettolosi. Perché io, se avessi dato retta a loro, mio figlio l'avrei perso, siccome... Un figlio è un figlio, dico alle mamme che si trovano nella stessa mia condizione di non arrendersi, di andare avanti, di lottare e di pretendere per dare una vita dignitosa ai figli. Da Sasso Ferrato, Miti per Vallesina TV.